Domenica Aldo continua la sua storia da girovagare nelle diverse stazioni lombarde. Come ho detto stamattina, mi trovo attualmente in Val Camonica, ma io devo dire, guardare la segnalettica per terra di questa stazione di Capo di Ponte, il livello è pari al treno, non si fa fatica a salire, va proprio bene per me che sono un vecchietto. Ma guardate che bella dintorni, vi faccio vedere anche la bacheca Capo di Ponte, eccola lì, stazione di Capo di Ponte, bellissima, devo dire, questa stazione denominata col paese da me amato da tanti anni. Purtroppo non vado più al Lago Maggiore perché non ci sono le sale d'attese, sono rimasti indietro in tutta l'avanguardia moderna. Non so il perché, non so, i comuni sono persone molto più procreative nel fare le cose, hanno già aggiustato la frana di Cedegolo, hanno fatto tutto insomma, e infatti adesso sto andando a Edolo, ma guardate che bella questa sala d'attesa che c'è qua, riscaldata nella stazione più piccola della Val Camonica, c'è la sala d'attesa, ma devo dire che uno qua non prende freddo, non prende la pioggia, è riparato dalle intemperie. Ma guardate i comuni, che gente lavorativa, sembra di essere, non per offendere, a Caldea. È una cosa che non ritornerò mai più per il fatto che non è andata avanti col progresso. Sono solo parole, 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 ma poi 4 anni fa è rimasta come allora. Come allora, qui c'è tutto, c'è anche per i disabili, c'è questa bellissima sala d'attesa che posso anche mangiare un panino al caldo, c'è il bar, il supermercato, addio Lago Maggiore. Poi ci sono anche le case a buon prezzo. Posso dire che la veduta aerea dei laghi è più bella, però per il mio borsellino mi va bene anche una casa data dal comune che costa pochissimo, pochissimo, infatti ce l'ho in Val Camonica, ce l'ho, l'ho trovata dopo un mese con l'aiuto di persone che hanno ricercato in me come un essere viandante capace di saper valorizzare la Val Camonica. Sono qua, ecco, 14:59, treno per Edolo. E da lì mi trovo in un altro paese, ultimo della Val Camonica, bassa. Poi inizia la Val Camonica, parte alta, partendo da Vezzadoglio e da Ponte di Legno, che oggi è una giornata pienamente sciistica. Aldo!